Ma ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti nel video. Oggi sono qui perché ho fatto una sorpresa a Zoe. In realtà c'è anche Lara che stasera invece doveva stare dai nonni. Quindi vi dico la verità, io ho già fatto un sacco di pensieri a Lara perché da poco è stato il suo compleanno. Quindi diciamo che anche più per una settimana il fulcro delle giornate o altro era la festa di Lara per Lara. Non è troppo un problema che adesso io abbia fatto un pensiero anche a Zoe, anche perché il giorno del compleanno io di solito faccio sempre un pensierino appunto anche a Zoe, invece quel giorno specifico non avevo fatto nulla, e anche un po' per abituarla, che giustamente insomma quando è il giorno di Lara è il giorno di Lara. Detto questo, però mi dispiace perché appunto Lara è tornata prima da casa dei nonni, adesso stanno di nuovo un attimo fuori perché Lara aveva da fare una delle sue 3000 attività extrascolastiche e tornano tra poco. Scusate, ma io ho le catenine qua che mi si... tornano tra poco entrambe, sono un attimo fuori, tornano tra poco entrambe, però il punto è che ormai questa sorpresa Zoe volevo fargliela vedere. In realtà è anche un po' per Lara, nel senso che secondo me ci giocheranno alla fine insieme, quindi davanti a Lara non è che andrò a dire è di Zoe, però diciamo che è una cosa che ho pensato per Zoe, anche perché calcolate che Lara una cosa del genere già ce l'ha avuta quando ero a casa dei miei, quindi vi sto parlando proprio di tanto tanto tempo fa. Lara aveva appunto, perché gli avevo comprato anch'io, il suo mini cosino per truccarsi o altro, e vi devo dire la verità, Zoe è più incline a queste cose, cioè Zoe è proprio una principessina, ama il make up, ama il trucco. Adesso ho dovuto ordinare da Amazon altri cerchietti perché lei li distrugge, perché li, cioè, proprio se li porta a scuola, all'asilo, a dormire, cioè glielo devo prendere e togliere io. Lei ama i cerchietti, i fiorellini, le farfalline e le principesse, questo e questa, cioè lei ama questo mondo qui. E invece Lara, diciamo, più cresce più gli piacciono i vestiti un po' più larghi, non le piacciono le principesse, non preferisce il rosa, insomma sta crescendo e sta sviluppando tutto un carattere così. Però vi devo dire che anche quando era piccola non è che preferisse così tanto per esempio i bambolotti o che ne so, le Barbie della principessa, non più di tanto. Allora è sempre piaciuto più in lavori manuali, artistici, quindi avrebbe sempre preferito di più uno slime piuttosto che una Barbie. Zoe no, Zoe è Barbie, bambole, cose appunto tutte del trucco eccetera eccetera. E quindi ho pensato, io ho una bellissima postazione trucco, devo dire, una veramente bellissima. Adesso la mia cabina armadio è un po' da mettere a posto, ma la mia postazione trucco è davvero tanto tanto bella. Io ho una bella postazione trucco e lei vedo che me la guarda un po' così, tipo le piace un sacco la mia postazione trucco, le piace che ci siano tutte le cosine o altro, e quindi ho pensato di fargliela anche a lei. Quindi benvenuti in la nuova postazione trucco di Zoe. Andiamo a costruirla insieme. Ciao, ho deciso che la Chiara del futuro ti commenterà tutto questo che stai per vedere, perché sì, sembro un po' pazza e quindi sì, c'è bisogno di una spiegazione. Scuoto la testa, compiaciuta del fatto che le lucine siano molto belle, sorrido. Che divertente. E ora inizio a cercare di aprire, ridendo. Sembro ubriaca. Lo so, cari e care, vi ricordo che non sono ubriaca, semplicemente ero in videochiamata con la mia compagna. Se ciò ti reca disturbo, fatene una ragione. No, perché ho già ricevuto dei commenti su questo. Ma perché stai in videochiamata? Perché te ragazzi vuoi? E dopo un interminabile sopra, sotto, destra, sinistra, adesso qua, adesso là, sono riuscita ad aprire la scatola. Amici, vediamo cosa c'è all'interno. Wow, Chiara, una scatola tutta rosa! Incredibile! Oddio, che carino! Allora, questo dovrebbe avere una cosa... No, dovrebbe essere una cosa bellissima. Praticamente tu passi la mano sopra il gioiello e si apre. Spoiler alert! Questa cosa del passi la mano sopra e si apre è durata da Natale a Santo Stefano e manco meno di 24 ore. Perché letteralmente ci ho passato la mano davanti, poi la volevo stoppare, non si stoppa. Quindi io l'ho detto che non bevo, non sono ubriaca. E quindi che cosa è successo? Niente, le bambine non sapranno mai questo piccolo particolare perché non funziona. Però vabbè. Cioè ha funzionato una volta per provare e non funziona più. Ah. Tanti pezzi. Ah. Io veramente ho un cricetino nel cervello che rodola, sta sempre fermo, non so minimamente che cosa stia facendo. Aia play! Petri warning, do not mix alkaline standard or charitable petrims. Advertencia, pericolo di asfissia. Achsne, bella,
Vous contactez notre centre d'assistance alle clientes. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito. A, B, C, B, E, E. Ehi, allora. And Giuliano, if you think my English pronunciation isn't perfect. Yeah, who are you? You're right. But I tell you something that you don't know. I don't give a fuck. It's actually a good thing that my English pronunciation isn't great. When I work with people who speak perfect English, ouch. They automatically slow down their speech without me having to ask. It's really good for me. It's helpful because I'm not that good in English. And I'm not very confident with my English because I'm still learning English. And I apologize for my poor English. Estudié español en la escuela junto al inglés, pero casi nunca lo hablo, así que me estoy olvidando todo. De hecho, no sé si me... Sí, sí. Ah, sí, sí, he sabido explicarme bien. El español y el inglés son dos idiomas que me encantan. Aunque si magari non sono brava hablando ninguno de dos. Ho dovuto aspettare un pochino perché appunto le bimbe stavano tornando, ma questa è la reazione di Lara e Zoe quando sono tornate. Zoe! Grazie. Oh, ho preso un... Zoe, passa la manina sopra... Sopra... Zoe, apri il cassetto. Allora ho spiegato che lei ha avuto da poco il compleanno e che anche lei c'avevi, anche lei da piccola c'aveva queste cosine. Ti piace? Sì. Sei contenta, mamma? C'è anche quello? Sì, amore. Sei contenta? Sì. Ti piace? Sì. Beh, te lo lascio qui, dai, così c'hai lo spazzettino in camera di mamma. È perfetto per me. Ci vuole sempre toccare con i tuoi trucchi. Esatto. Sì, stato... Ma gli orecchini! Wow! Scusa, wow! Com'è bello! Amore, com'è bello! Ti dopo piace? Come lo uso? Dopo quanti... Ma sai che questa collanina poi la metti qua dentro, l'anello pure. Zoe, adesso hai un posticino per tutte le tue cose. E che dire, amori miei, ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena. Noi invece ci vediamo domani, ore 18, sempre qui, sempre su questo canale, con un video che in realtà sono un po' preoccupata per pubblicarlo, perché ve lo spiego su Instagram perché. Quindi eviterò anche delle anteprime nel mio gruppo WhatsApp. Quindi ci vediamo nei miei social, vi voglio bene, a dopo.